La storia di Silvia Barbieri, il piatto della pappa. Nel palazzo del regno di Loto, l'infanta imperatrice Misaki compiva 7 anni. Stava seduta ben composta dal suo piccolo trono davanti a una fila lunghissima di sudditi, che era giunta da ogni parte per portarle doni meravigliosi. Il primo dono fu una bambola di porcellana, tale quale a lei, poi un ventaglio ricamato, un paio di pantofoline tessute con fili di seta, e ancora una trottola, un cavallino dondolo, un kimono con disegnato pavone, un cuscino ricamato, un ramo di fiori di pesca e un pettine d'avorio. Misaki era incantata. Poi fu la volta del regalo della sua balia. Piccola e dolce imperatrice Misaki, vi ho visto nascere, muovere i primi passi, vi ho cucinato le prime pappe e le prime pietanze. Da allora ho scelto e preparato i vostri piatti preferiti. Conosco bene i vostri gusti e sa cosa vi piace. Ricordate quando eravate piccina e vi imboccavo? Ricordate quando eravate piccina e vi imboccavo? Ecco il mio regalo per voi. Il piatto della pappa. Le poste un piatto di semplice ceramica bianca. Poi continuò con un filo di voce. Ora sono vecchia ed è arrivato il tempo di tornare al mio villaggio. Non siate triste, sarete sempre nel mio cuore e io nel vostro. La bambina ci inseccò le sue candide braccia, la vecchia balia che si commosse a sentirla tanto cara. La strinse forte ed in bacio e partì. Da quel giorno la piccola Misaki consumava i suoi pasti e le sue cene solamente servite nel piatto della pappa. Tutti si accorsero che il suo appetito cresceva e che gustava con soddisfazione ogni portata. Tra tutti i regali che aveva ricevuto, quella di certo era il suo preferito. Un giorno però accade una cosa molto grave. Il giovane servitore che era solito servire in tavola inciampò nel tappeto e cascò a terra col piatto in mano. Nonostante le mille acrobazie per salvarlo, si ruppe in tanti pezzi. Poco male, disse l'imperatrice Mari. È un piatto simile a tanti altri che abbiamo in cucina. Sostituitela e non dite nulla Misaki. Così fu fatto. La pappa venne versata in un piatto identico a quella della balia e servita alla piccola che, come ogni giorno, aspettava di consumare il suo piatto con grande appetito. Piatto! Protestò appena fu portato in tavola, non ci fu un verso di convincerla. Misaki era sicura che quella non era il suo piatto e si rifiutò di mangiare. Così fece anche il giorno successivo e quello dopo ancora. Senza il suo piatto della pappa, la bambina non si sedeva neppure a tavola. L'imperatrice madre decise dunque di fare recuperare i cuochi e consegnarli ad un abile artigiano del palazzo perché li aggiustasse. Speriamo che una volta riparato la piccola Misaki si riprenderà a mangiare. Speriamo che una volta riparata la piccola Misaki si riprenderà a mangiare. Sono molto preoccupata per lei. L'abile artigiano fece del suo meglio, prese un filo di metallo e cercò di unire i pezzi del piatto che al lavoro finito appariva brutta e rattoppato.
Non possiamo certo servire i pasti dell'infanta imperatrice. In questo onore, protestò l'imperatrice madre. La bambina intanto perde il colore rosato e diventa sempre più triste. Le cuoche cercavano di ingolosirla con dolci delizie che venivano servite in piatti di porcellana decorati da Mia, gli ceramisti, ai migliori ceramisti, ma era tutta inutile. Misaki voleva il suo piatto, il piatto da pappa. Questa storia fece il giro di tutto il regno e giunse all'orecchio di un povero artigiano che abitava in un villaggio vicino. Era talmente bravo a riparare ogni sorta di oggetto che la chiamavano mani d'oro. Ogni cosa rotta che capitano tra le sue mani diventava più bella di prima. Proverò a riparare il piatto della pappa. La piccola Misaki non può morire di fame. Mi fu consegnato il piatto abbreviato e si mise al lavoro. C'era grande attesa. Da lui dipendeva la salute dell'infanta. In poche ore il lavoro era finito. I cocchi del piatto furono incollati con una resina speciale e riempiti di polvere d'oro. Il risultato fu meraviglioso. Il piatto era un gioiello. Quelle crepe brutte della rottura erano diventati solchi dorati. Il piatto venne incartato e consegnato alla bambina. Le sue piccole mani strapparono la carta e vide il suo piatto. Era lo stesso, lo riconosceva, ma più bello. Era attraversato da fili d'oro, sentieri di fata, fili di seta delle farfalle, raggi spettinati del sole. Misaki leggeva le fiabe e quel piatto sembrava uscito da una fiaba. È bellissimo! Il piatto della pappa d'oro! E scoppiò una tintinante risate. Ho fame, disse sedendosi a tavola, dove fu servita e mangiò di gusto. Fu così che da quel giorno qualche volta un piatto, una tazza, una teiera si rompevano, i cocchi non venivano buttati. Le mani d'oro del povero artigiano del villaggio avevano insegnato che si potevano incollare con resina speciale e polvere dorata. Così le cose rotte si trasformarono in veri gioielli preziosi. Morale della nonna sarta. Impara l'arte e mettila da parte, e quando incontrerai qualcuno, se saprai rimettere insieme i cocchi della sua vita, sarai la persona giusta. Ciao!